Ciao ragazzi, oggi sono a Genova, alle mie spalle il Museo del Mare, sono nella parte più storica del porto di Genova e sono venuto qua perché per The Boat Show oggi mi metto a nudo, voglio raccontarvi una storia che sono sicuro vi farà ridere. Era il 2009, precisamente il 26 settembre, la mattina del 26 settembre. Io ero un appena maggiorenne uscito dalla festa dei 18 anni di una mia cara amica. Ci scaricano con i pullman qui, nel centro storico di Genova. E come potete immaginare, beh, qualche bicchiere lo avevamo bevuto. E allora ho deciso di aspettare su questa panca prima di ritornare a casa. Chiudo gli occhi, quando l'ho riaperti, davanti a me ho visto lui, un sottomarino. Immaginatevi la paranoia che mi è salita dicendo oddio, ma che cosa ho bevuto. Poi altre persone hanno cominciato a indicare il sottomarino, a guardarlo, a parlarne. Quella era proprio la mattina nella quale il Nazariosauro è arrivato al porto di Genova ed è diventata la prima nave museo visitabile in acqua in tutta Italia. Perché ve ne sto parlando? Perché dopo 13 anni, oggi, il Nazariosauro lascia di nuovo il porto di Genova per dirigersi verso La Spezia, per essere refittato. Anche lui, dopo tanto tempo, ha bisogno di un po' di ritocchini. Come avvengono le operazioni per spostare un bestione del genere? L'operazione è abbastanza complessa. Quando il sottomarino è stato portato qua nel porto di Genova, la conformazione proprio del porto era diversa. E adesso per farlo uscire saranno guai. Intanto bisogna sapere che il Nazariosauro è stato fatto da Fincantieri a Monfalcone nel 1976. È lungo poco più di 63 metri e disloca 1400 tonnellate in emersione e invece 1600 in immersione. Al lavoro ci sono i piloti del porto, i rimorchiatori, gli ormeggiatori e i sommozzatori. Adesso che cosa succederà? Dopo che voi avete ripulito tutto il fondale, avete liberato l'acqua per farlo uscire? Adesso quando uscirà il sommergibile, poi pian piano rimonteremo tutto quello che c'è da rimontare e quando tornerà di nuovo il sommergibile ci sarà di nuovo l'operazione di rientro e quindi dovremo di nuovo togliere gli ormeggi e poi ridarli alle barche della Darsena. Dai la cera, togli la cera. Sì, più o meno sì, come Daniel San. Esatto. Dopo il lavoro dei sommozzatori invece entrano in gioco gli ormeggiatori. Stiamo in realtà attendendo che terminino le operazioni per poter permettere di allentare i bracci e quindi mettere in galleggiamento il sommergibile. Abbiamo passato due draghe nel timone in modo da poter mettere due cavi di traino alle nostre due piccole barche che possono fungere da sostegno al rimorchiatore che rimorchierà la nave alle riparazioni navali. Avremo due delle nostre barche a poppa a fare da tenuta, diciamo. Il rimorchiatore farà da capoconvoglio, ovviamente avremo una terza barca nostra che sarà in assistenza laddove sarà necessario spingere o meno. Aspettiamo solo che si stacchino questi bracci, diciamo, questi ormeggi fissi e poi riprenderà al largo dopo 13 anni. Sperando che tutto vada per il meglio. Per organizzare lo spostamento di un sottomarino così non è facile. Come siete riusciti a farlo? Una volta che i bracci poi verranno sconnessi, comunque il sottomarino verrà poi preso in carico dai servizi portuali, quindi dai piloti, gli ormeggiatori e i rimorchiatori. Com'è che viene trasportato alla Spezia? Tramite un traino di un altro rimorchiatore, che è un'altra società genovese, Ormare, che si occuperà anche del trasporto del sottomarino all'arsenale di Spezia. Ma ritornerà meglio di prima. Più bello di prima. Dai, vediamo come vanno i lavori. Comandante, ci siamo. Com'è pensare già solo di trasportare un mezzo del genere? Abbastanza complicato perché come voi avete visto non ha nulla, non è autonomo, va solo a rimorchio. Non possiamo usare i classici rimorchiatori portuali in quanto qui dentro non potrebbero entrare. Quindi abbiamo organizzato il tutto con delle imbarcazioni di minor potenza ma altrettanto efficienti. E abbiamo già i rimorchiatori voltati, appena saremo liberi cominceremo il trasferimento a passo d'uomo perché ci sono degli impedimenti nel fondale sottostante e cominceremo il trasferimento verso la banchina, diciamo, dove poi verrà incocciato il rimorchiatore d'altura che lo trasporterà a Spezia. Qual è la parte più difficile? Qual è la cosa che non deve succedere oggi? Facendo voi scongiuri non dobbiamo toccare nulla, le opere portuali. Grazie comandante, in bocca al lupo. Viva il lupo, grazie. Viva il lupo.
direttore del Museo Galata. Il sommergibile è il vostro? È assolutamente il nostro, ci è stato donato dalla Marina nel 2008 e dopo 13 anni e 1 milione di visitatori, a questo punto, come tutte le imbarcazioni che stanno in acqua, ha la necessità di una revisione di lavori all'opera viva e all'opera morta, e questi saranno di nuovo fatti a La Spezia, all'Arsenale, perché diciamo sono i più attrezzati a trattare delle imbarcazioni di questo genere, che evidentemente hanno delle linee di scafo molto particolari. Nazariosauro è un nome particolare, da cosa deriva? Nazariosauro è stato un eroe della Prima Guerra Mondiale, era un capitano della Marina Mercantile, catturato dagli austriaci mentre guidava un'operazione, venne poi riconosciuto e impiccato. E quindi è uno degli eroi della nostra marina, sia militare che mercantile. Questo bestione, per spostarlo è un impegno grande. Per toglierlo da dove l'abbiamo messo, perché possiamo dirlo che è inserito all'interno della Darsena è come una nave in bottiglia, noi abbiamo dovuto fare spostare qualcosa come oltre 60 imbarcazioni. Lo chiediamo scusa a tutti gli armatori di quelle 60 imbarcazioni che ci staranno maledicendo per questa cosa. Sicuramente sì. D'altronde è stato uno dei simboli stessi del Porto Antico e della Genova turistica di questi anni, quindi è assolutamente necessario che ciascuno faccia la sua parte. Direttore, il Galata è proprio dietro di noi ed è un museo meraviglioso che bisogna andare a vedere se amate il mare, almeno una volta nella vita. Lui anche va di più. Almeno una volta nella vita, poi potete venirci quante volte volete. Lui invece si prende solo una piccola pausa, un mesetto, refitting, un pochino di trucco, parrucco, stucco e poi ritorna. Intanto adesso noi aspettiamo che i rimorchiatori lo portino via. Lei è pronto? Se la sente? Siamo tutti pronti, io lo accompagnerò anche nel tragitto verso La Spezia. Ogni comandante non abbandona mai la propria nave, quindi neanche lei. Giustamente, grazie direttore, in bocca al lupo e buon mare. Arrivederci a tutti, vi aspettiamo. Ragazzi, si sta staccando, eccolo lì, è il momento. Che fate voi a uscire ed entrare dal vostro posto barca? Ecco, loro devono far uscire un 70 metri senza motore sottomarino che pesca quasi 5 metri e mezzo con 10-15 nodi rafficati. Sono delle belve sti ragazzi, bravi. Ed eccoci qua, la manovra è finita, l'hanno fatta impeccabile, adesso il sottomarino prenderà il largo e andrà fino alla Spezia. Noi invece ci vediamo alla prossima puntata, qua su The Voice Show. Ci vediamo. Ciao! Fermi tutti, volete l'ultima piccola curiosità? Guardate com'è fatta l'ancora di un sottomarino. Questa non è più a bordo, è a terra, proprio davanti al Galata, Museo del Mare. Ciao!